One step beyond. Buonasera a tutti e bentrovati ad una nuova puntata di Estate in Appennino, una puntata che diversamente dalle altre di questa stagione inizia in un modo particolare. Parliamo di crisi, o meglio parliamo del modo per superare la crisi in un momento di difficoltà dove sicuramente si fa fatica a trovare un posto di lavoro. Priscilla, che è una residente di Pavullo, si è inventata un nuovo lavoro, ha messo a frutto le sue capacità, anni e anni e magari ricette tramandate da generazioni in generazioni, e si è inventato un nuovo lavoro. Fa la cuoca a domicilio, se avete bisogno la chiamate, lei arriva, fa la spesa, cucina, prepara da mangiare, lava i piatti e se ne va. Davide Scarabelli l'ha intervistata per noi. Cari amici di Estate in Appennino, oggi il ristorante viene a casa vostra. Priscilla cucina per voi, da fare la spesa, a preparare i piatti, a servire a tavola, a riorganizzare la cucina, tutto a casa vostra. Adesso andiamo a prendere qualche verdura di stagione per fare le chips e vediamo cosa troviamo al momento, così prendiamo la roba di stagione. Okay? Sì? Buongiorno Gino. Buongiorno. Allora, io devo preparare una cena stasera. Sì. E ho bisogno di un filetto di manzo. Benissimo. Ovviamente prima scelta, venendo da te. Come sempre. Morbidissimo. Un bel filettino fatto così? Sì, un bel filettino proprio fatto così. Facciamo un'altra fettina? Sì. Ok. Bene. No, io lo faccio con un po' di aromi. Uso rosmarino, sì. L'aroro, un po' esotico, che userò anche mango, una salsa di mango. Poi farò anche una chips di verdure. Sì, c'ho questi clienti che volevano sentire dei gusti un po' esotici. Ora così lo voglio poi sentire anch'io. Benissimo, sì, certo. Ok. Allora ci rivediamo domani. Sì, ci vediamo domani. Grazie. Sì, ciao Gino, ciao. Grazie. Ciao Priscilla, ben arrivata. Davide, grazie mille. Cosa ci cucini di buono oggi? Oggi vi cucino il filetto agli aromi esotici con chips di verdure. Per primo andiamo a preparare i chips di verdure. Per la ricetta abbiamo un filetto di manzo, prima scelta. Poi abbiamo il burro chiarificato, che ha un punto di cottura più alto. Abbiamo il mango, che dopo andiamo a tagliare a dadini. Abbiamo le verdure, ovviamente di stagione, adesso abbiamo le melanzane, le zucchine e la carota, utilizziamo per questa ricetta. Poi abbiamo degli aromi, la cannella a bacca, poi abbiamo il chiodo di garofalo, il rosmarino, l'aroro e la menta, che utilizzeremo per la salsa. Allora, le verdure abbiamo lavate, tagliate a metà, prendiamo un spalabatate, poi andiamo a fare delle fettine sottili con le verdure. Adesso faccio con le melanzane. Le chips devono essere croccanti, ecco perché va tagliata così sottile. E facciamo lo stesso con la carota. Qua abbiamo gli arancioni delle carote, i verdi delle zucchine e i viola della melanzana, in modo da fare un piatto anche molto colorato, molto bello. Prendiamo un po' di sale, poi passiamo nella farina che avevo precedentemente preparato. Ecco, la farina viene utilizzata da asciugare l'acqua della verdura, in modo che quando andiamo a friggere queste diventano ancora più croccanti. Andiamo a accendere il fuoco e friggere. Aspettiamo un attimo che l'olio sia abbastanza caldo. Allora, proviamo a vedere se la temperatura va benissimo. Io faccio un piccolo trucco, prendo il pezzo di verdure,
e li mettiamo dentro. Ecco, si sfridola, ormai ci siamo. Andiamo a mettere dentro le nostre verdure. Sento lo sfrigolio. Andremo un attimo a girare fino a quando non sono dorate, belle dorate, belle croccante. Andiamo a tamponare un attimo, da togliere via tutto l'olio e le chips sono pronte. Queste le teniamo da parte che dopo andiamo a usare come contorno e per i guani di piatto. Adesso puliamo i mango, togliamo fuori la buccia. Adesso andiamo a tagliare dei piccoli bocconcini che dopo andiamo a mettere nel frullatore e preparare la nostra salsa. Andiamo a mixare la nostra salsa al mango. Ecco, la nostra salsa adesso la teniamo da parte e andiamo a preparare il nostro filetto. Andiamo a salare un po' di sale, un po' di pepe, eccolo qui, prendiamo il nostro burro, mettiamo la nostra padella e andiamo ad aggiungere le nostre spezie. Abbiamo il rosmarino, le foglie di alloro, la cannella in bacche e qualche chiodo di garofano. E qui li andiamo, lasciamo che il burro prende il gusto degli aromi, delle spezie, ecco. In questo modo il burro qua comincia a prendere il gusto. E la cannella, dei chiodi di garofano, dell'alloro. In modo che quando andiamo a mettere il nostro filetto, prenderà tutto il gusto delle nostre spezie, dei nostri aromi. Okay, andiamo a mettere il nostro filetto. E lasciamo cuocere 2 minuti per lato. Andiamo a girare il nostro filetto, cuociamo ancora dall'altra parte, facciamo insaporire bene. Perfetto. Togliamo il nostro filetto e andiamo ad adagiare sul tagliere che andiamo a tagliarlo. A sangue come va mangiata la carne rossa. Adesso andiamo a finalizzare il nostro piatto. Andiamo a preparare il nostro piatto. Perfetto. Poi prendiamo le nostre chips di verdure. Per ultimo andiamo a versare la nostra salsa di mango. Pronto il nostro filetto alle spezie con salsa di mango e chips di verdure. Rimaniamo ora in compagnia di Davide Scarabelli perché ci presenta una nuova ricetta. Come suo solito in questa stagione ci insegna a fare i liquori con i frutti, con gli arbusti, con quello che troviamo a disposizione. Oggi è la volta della liquirizia. Cari amici di Estate in Appennino, a grande richiesta, ritornano le ricette. Oggi facciamo il liquore alla liquirizia. Gli ingredienti sono 100 g di liquirizia purissima,
500 g di alcol, 500 g di zucchero e 800 g di acqua. Prendiamo i 100 g di liquirizia purissima e la maciniamo. Una volta sminuzzata la liquirizia, prendiamo gli 800 g di acqua, li versiamo in un recipiente capiente e aggiungiamo la liquirizia tritata. A questo punto mettiamo il tutto sul fuoco a far bollire per 30 minuti. Mentre la liquirizia è in ebollizione, prepariamo mezzo chilo di zucchero da aggiungere. Abbiamo fatto bollire in acqua la liquirizia per 30 minuti, ora aggiungiamo lo zucchero e lo facciamo bollire per altri 10 minuti, mescolando. Versiamo il tutto dentro un contenitore di vetro a chiusura ermetica. E andiamo ad aggiungere l'alcol. Chiudiamo il nostro barattolo ermetico e periodicamente lo agitiamo. Dopo 10 giorni filtriamo il liquore e lo imbottigliamo e lo conserviamo per almeno un mese al fresco. Ottimo come digestivo. E come tutti i mercoledì ora inforchiamo la bicicletta e facciamoci un giro per le strade del nostro Appennino con Estate in Mountain Bike. Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Estate in Mountain Bike. Oggi siamo a Pavullo, dietro di me vedete l'aeroporto di Pavullo, che è il primo aeroporto in Europa per volo dagli Anti. La zona è molto particolare perché di fronte da noi abbiamo il cimone che crea correnti d'aria adatte apposta per il volo dagli Anti. Il primo corso è stato fatto nel 1927 e l'aeroporto è dedicato a Paolucci, era un allievo del corso che è caduto con l'agli Anti, quindi è stato dedicato a lui. Ora proseguiremo il giro, andremo verso Gaiato per poi ridiscendere verso la Valle dello Scoltella. Ci vediamo più tardi. Ho fatto il percorso per Gaiato, un percorso veramente bello nel bosco, sufficientemente tecnico,
e adesso abbiamo in vista la Torre di Gaiato, che è una torre posta in località Cantone. È una torre che faceva parte del sistema di avvistamento delle torri del Frignano, e in particolare questa controllava la valle dello Scoltenna e arrivava fino alla valle del Panaro, e che quindi controllava buona parte del Frignano. Naturalmente era uno dei possedimenti dei Monte Cuccoli, e precedentemente addirittura è sorta sui resti di una torre matildica. Adesso proseguiamo il nostro giro. Ok, vediamo, speriamo che sia altrettanto bello. Ok. Abbiamo percorso il sentiero 500, siamo passati a fianco di una bella ofiolite, l'ofiolite di Sasso Cerparo. La curiosità di questo sasso è che da questa roccia sono state ricavate le colonne del cimitero di San Cataldo. Continuiamo verso il ponte di Olina. Il cielo sembra vivo, la luce del tramonto che ci sta dietro. Riflette il vento. Di cristallo che nascondono false verità. Io ci nascondo piano nel mio più bel pensiero. Siamo arrivati al ponte di Olina in salita. Io adesso mi fermo e voi andate avanti. Allora, il ponte di Olina è un ponte che risale a circa il 1500. È un ponte che è praticamente ad un'unica arcata, collega le due sponde del torrente Scoltenna. Come vedete, la pendenza è molto accentuata, infatti potete notare quelle zone qua più in basso che il ponte si allarga, era fatto apposta per far passare due carri nel caso uno scendeva, l'altro aspettava a destra finché non era passato. Il ponte faceva parte di una rete stradale molto importante, infatti veniva la manutenzione del ponte veniva contribuita sia dalla parte di Modena che anche dai toscani. Qua sul ponte di Olina potete vedere anche questa edicola che fondamentalmente era il casello dell'epoca, quindi la strada proseguiva, qua si pagava il pedaggio per poter proseguire verso l'altra parte del torrente Scoltenna. Bene, ora noi andiamo a fare un bagnetto nel fiume, abbiamo caldo e ci vediamo alla prossima puntata ad Olina Paese. Ciao! Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Estate in Appennino, una puntata che ve lo ricorderò sempre, potete rivedere sul nostro sito internet all'indirizzo appenninonews.it. La nostra mail è sempre quella, estateinappennino@gmail.com, così come è sempre quella la nostra pagina di Facebook, basta cercarla, cliccare mi piace e seguirete direttamente sulla nostra bacheca tutti gli aggiornamenti della nostra redazione che potete contattare oltre che attraverso l'email proprio sulla bacheca Facebook, magari per segnalarci qualche sagra da visitare nel prossimo fine settimana. L'appuntamento con Estate in Appennino è a domani sera. Me.
love to get to know you.